Bentornati ragazzuoli in un nuovissimo episodio di One Piece Odyssey. Signori, nello scorso episodio abbiamo affrontato il primo colosso di grandi colossi e dove trovare del tuo, no? Dell'elettricità, come devi chiamarlo. Abbiamo scoperto anche un pochettino i poteri del nostro addio, perché quello così si chiama, è un nome di merda. E niente, andiamo avanti, dobbiamo tornare a casa di addio. Addio, torniamo, ci metterò un po', è un pochettino lunga la situazione, vediamo. どうやら大きなキューブは 強引に押し付けても吸収されないようね。悪いが俺には分からないな。このキューブに関してはリムのやつに聞いてくれ。仕方がないわね。リムを探しましょう。Trova Lim. Ok, abbiamo sti cubi che praticamente dobbiamo, diciamo, assorbirli, una cosa del genere. Non sappiamo come fare, dobbiamo chiedere a quella bastarda che giustamente ci ha tolto i poteri.聞こえている?うん、聞こえてる。あのね、私、アディオを助けてあげたいの。アディオの言葉はいつも正しいし、揺るがないわ。きっとワッフルドのためになってくれると思う。残念だけど、 まだ私は彼を信用できない。彼の行動を裏付ける。彼の言葉だけだもの。でも、あ、ここにいたのか、リム。リム、この大きなキューブが体に戻らないの。あなた、理由がわからない?リム。 仕方がないわね。少し力を貸してあげる。キューブを渡して、ここまで大きなキューブになると自然に吸収することはできないの。取り込めても記憶された内容をもう一度体験しなければ本当の力としては定着しないわ。どういう意味?口で説明するより直接見た方が早いと思う。 Il paesaggio è mutato all'improvviso, ci ha teletrasportato nel mondo dei cubi, tipo, una cosa del genere, Che posto è mai questo? Se lo sapevo, non stavo qua. Diciamo il mistero del cubo. Ma è tipo, non so, il cubo di Rubik, una cosa del genere? Vediamo un po', vediamo se ne so, parlo con Usopp. Non rischiano di cadere. I cubi olassici, si chiamano olassici, sono quasi privi di peso. Olassici, ma che... Oh, signorina Robin. La forma dell'isola, la colonna di luce che si innalza fino ai cieli, la torre in rovina. Tutto riconduce alla leggendaria isola di Wafford. Ma restano ancora troppi interrogativi. I testi non parlano dei misteriosi colossi o delle strutture di ricerca. Le nostre ricerche sono appena all'inizio. Ok, quindi è stato aggiunto in un secondo momento tutto il restante della roba qua. Ok, facciamo una chiacchierata pure con Na. Adio è sparito, era qui un secondo fa. Allo stato attuale questo luogo gestisce i vostri ricordi. Adio non può entrare perché non contiene memorie che gli appartengono. Ok, quindi questo è tipo il mondo per rivivere i nostri vecchi ricordi, tipo. Potete usare liberamente il cubo in questo luogo, ecco. Che razza di posto strambo. Strambo? Beh, pensala come vuoi. Perché ci troviamo qui? Avremo solo una breve sosta. La vera destinazione è un mondo della memoria.
un mondo creato a partire dai vostri ricordi. Un mondo fatto di ricordi. E perché dovremmo visitare un posto simile? Per rivivere le vostre imprese. Ogni impresa compiuta nel passato verrà ricostruita nel mondo della memoria e potrete riviverlo. Questi mondi immaginari, che io chiamo memoria, sono ricostruiti a partire dai vostri ricordi. Quindi alcuni aspetti delle vicende che avete vissuto potrebbero rivelarsi diversi da come si sono svolti realmente. E la memoria può ingannare. Memoria, non ci capisco niente. Quindi, che ne so, ad esempio, contro Crocodile, Rufy, quando lo sconfigge, potrebbe ricordarsi che lui in realtà lo ha sconfitto col... con la cappella, tipo. Un dettaglio un pochettino particolare. Puoi provare, sarà più semplice e veloce che spiegarvi nel dettaglio. Quindi la mossa finale gliela appoggio in testa, tipo. Il cubo è stato assorbito e i piedi di Rufy hanno recuperato la loro forza. Gamu Gamu no Bazooka, Gamu Gamu no Buletto. Oh, caccia la tigre, 3000 mondi. Canto del leone, si gode, godopoli. Cucina, basse cotte, zoccolo bisturi. Oh no, ha rimparato la mossa delle palle, Robin. Mi pare che già ce l'avevo, mi ricordo. La mossa delle palle è pericolosa.失った力を取り戻すべく、ワフルドでの冒険を始めた麦わらの一味は、アディオの協力で巨像を倒し、最初のキューブの奪還に成功した。しかし、事態は思わぬ方向に進んでいく。 辞書、砂の王国。 思い出のアラバスタ。あの時言ったよな。お前を超えていくって。 Allora, io non pensavo che veramente... Cioè, io ho fatto un esempio a caso Crocodile, per carità. Però non pensavo che partissimo subito da Crocodile, però vabbè, strano. Comunque abbiamo finito il primo capitolo, signori. Capitolo 2, Memorie di Alabasta, il regno della sabbia. Alabasta, signori, siamo tornati ad Alabasta. Pazzesco, incredibile. Nanohana. Hanohana, mi pare che si dovesse chiamare, non mi ricordo manco. Nanohana è un po' strano. Dovrebbe essere Hanohana. Rufy è felice come la Pasqua. Il bello è che mo' riviviamo le avventure passate con tutta la ciurma, quindi mo' è un po' particolare il fatto. Il paese natale della mia dolce Bibi. Siamo davvero dentro i nostri ricordi. Incredibile, identica alla vera Nanohana. Ah no, era Nanohana. Ah no, mi dimenticavo io. E così, questa è Alabasta. Quale bizzarra avventura avete vissuto qui? Sapessi. Sarà una lunga storia. Ricordate cosa avete fatto ad Alabasta esattamente? Sono venuti dalla basta per salvare la mia Bibi. Già, la Baroque Works voleva prendere il controllo di intero regno di basta. Mamma, come fanno che Nico Robin era avversaria in questo caso? Ci ho scontrati con loro per fermarli. Ci sono state molte vittime, ma alla fine abbiamo sconfitto Crocodile e sventato a una guerra. Questa è la risposta. La vostra impresa più grande in queste terre è stata sconfiggere Crocodile. Devo solo pestare quel ceffo un'altra volta. Fin troppo facile. Ora che sappiamo cosa fare, diamoci una mossa. Non vi ho ancora parlato di un aspetto importante. Questo mondo trae origine dai vostri ricordi, ma gli eventi potrebbero dipanarsi in modo diverso. Che vuoi dire? Questo posto è fatto solo di memoria. Esatto, hai centrato il punto, la memoria può ingannare. Come se non bastasse, le situazioni saranno più arde e i nemici mostreranno una forza maggiore rispetto al passato. Com'è possibile? È presto detto, quando avete acquistato potere, anche i nemici nei vostri ricordi sono diventati più forti. Quindi la potenza cronica è cresciuta di pari passo alla nostra. Ora siamo più deboli rispetto a prima, giusto? Ma il cubo che crea memoria ha estratto i ricordi quando eravate nel pieno delle forze. Quindi affronterete i nemici più potenti senza essere nel pieno delle forze. Ma è uno scam sta roba. Praticamente i nemici cittano e noi stiamo ancora normali, ma... Non è giusto, ha pienamente ragione. È così che funziona la memoria. Io non ho capito un tubo, ma... Ah, Rufy, non ti preoccupare, anzi tu fa mangiare, che te devo dire. Devo solo prendere a pugni chiunque mi si pari davanti, giusto? Giustissimo, capo, giustissimo. Hai sbloccato la modalità obiettivi. Completa gli obiettivi indicati nel menu per ricevere ricompense. Controlla periodicamente i progressi ottenuti. Ok, citativo dei drop.
I registri della rotta maggiore sono una delle ricompense ottenibili completando gli obiettivi. Contengono i resoconti delle avventure passate della ciurma. Se ne trovi uno, non lasciartelo sfuggire. Figo, tipo collezionabili, diciamo. Ok, raccogli informazioni. Signori, noi credo che ci possiamo fermare qua. Sarà durato poco questo episodio, ma era giusto per terminare anche il capitolo. Perché se poi andiamo avanti qua, credo che andiamo direttamente poi contro Crocodile. Quindi, signori, io direi di fermarci qua. Anzi, guarda, salvo pure, perché di solito quando io termino gli episodi sto sempre lontano da un salvataggio. E per poter andare su un salvataggio devo sempre registrare un episodio subito dopo, perché poi non posso salvare. Quindi se io mo tipo volessi editare il video, non posso, perché giustamente dovrei andare avanti con la storia e quindi continuare a registrare. Quindi io direi di fare un bel salvataggio. Livello 15, non c'è più addio, come avete visto. E niente, signori, io vi saluto. Noi ci vediamo direttamente al prossimo episodio, dove probabilmente andremo a sconfiggere quel bastardino di Crocodile, che poi non so nemmeno quanto durerà un capitolo, eh. Se dura come questo, un'oretta, tipo due ore a capitolo, quindi forse in un paio di episodi dovremo finirlo. Signori, io vi saluto e noi ci vediamo quindi ad un prossimo video.